il padre del super bonus, senza modifiche. Il DL aiuti, lei lo vota? Seguirò l'indicazione della mia forza politica, no? Non è deluso dal fatto che, insomma, il Movimento 5 Stelle aveva cercato una modifica sul super bonus, no? La cessione dei crediti, questa cosa non c'è. No, una modifica c'è, ma non è sufficiente. Oggi Conte ha detto a Draghi che non è sufficiente, che vuole risposte in tempi brevi. Il testo che è arrivato nel decreto, c'è una modifica, come dicevo, che va nella direzione giusta, ma non è sufficiente perché non risolverà il problema di molte aziende che rischiano il fallimento. Per me questo è inaccettabile. Se il governo non darà risposte alle richieste che sono state fatte in maniera formale, salve, ne dovremo trarre le conseguenze, immagino. Secondo lei è più efficace rimanere dentro o era meglio uscire? Allora, come per me questa giornata non può essere giudicata per quello che abbiamo ottenuto oggi, ma per quello che otterremo. Se non lo otterremo sarà negativa, e sarà negativa anche per il governo, secondo me, perché la nostra presenza non avrà più senso. Se avremo ottenuto risposte nei prossimi giorni positive, avrà avuto senso. Vediamo. Il giudizio lo dobbiamo valutare nelle prossime ore. Non credo che ci sia molto tempo a disposizione. O nei prossimi mesi, diciamo. È solo rinviata questa crisi di governo? No, speriamo che non nei prossimi mesi, perché ci vuole chiarezza prima. Il governo mette la fiducia sul DL aiuti e non ci sono le modifiche che voi avete chiesto. E quindi lei voterà la fiducia al DL aiuti? Io credo che il presidente Conte ha incontrato Draghi, ci sono dei temi sul tavolo che riguardano la vita delle persone, riguardano i problemi che le persone affrontano tutti i giorni e non le sparate di qualche statista improvvisato che ho sentito in questi giorni, e quindi credo che Giuseppe fa bene, a costo di perdere consensi elettorali, a lavorare per dare risposte sul caro bollette per le famiglie e imprese, per dare risposte sul tema del super bonus con i crediti incagliati che sono un problema serio, e per garantire un salario minimo data la situazione complessiva. Lei sostiene, diciamo, la posizione di chi dentro il Movimento 5 Stelle dice meglio rimanere dentro per provare ad incidere? Rispetto a chi dice usciamo. Non mi metta in bocca cose che non ho detto. Io credo che se tu devi prenderti il costo di sostenere un governo, devi poter essere ascoltato e incidere. Se devi essere diciamo l'utile idiota o il pierino della situazione, credo sia irresponsabile nei confronti dei cittadini. Era meglio uscire? Non credo che questo è riduttivo, questo concetto, diciamo. Uscire perché? Su che cosa? Per come? Certo.